nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa semplicissima canotta che io ho deciso di chiamare Canotta India. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato due filati che sono il Lucidalabbra della Mistrico Filati e il Caspa della BBB. Allora, vi dico subito che purtroppo sul sito Uncinettando con i filati il Lucidalabbra è finito perché settimane fa abbiamo fatto dei pacchi offerta contenenti il Lucidalabbra e il Diva che sono andati a ruba e abbiamo terminato tutto il Lucidalabbra in tutte le sue colorazioni. Quindi, in sostituzione, io vi consiglio di utilizzare o lo Jacqueline della Mondial, che vi lascerò sempre il link, o di utilizzare, se volete sempre qualcosa di sfumato, anche il Caspa della Mistrico Filati, che vedete lì ho questo filato, ho questo gomitolo molto molto bello, a cui potete abbinare il caspa di uno di questi colori. Come vedete, io del Lucidalabbra ho utilizzato quello che ha all'interno il giallo e quindi il caspa sono andato a utilizzare il giallo che è 200, il numero 288. Ma potete anche utilizzare il Decapé Color e quindi usare poi del caspa o l'azzurro o il blu o anche il viola, il fucsia. Quindi vi potete sbizzarrire a abbinare i colori che più vi piacciono. Io vi consiglio quindi o il Decapé in sostituzione Lucidalabbra o lo Jacqueline, che anche lì abbiamo ancora dei colori di esposizione sempre sfumati, oppure potete farlo direttamente tutto con il caspa e lavorarlo però tipo o tutto di un colore oppure alternando, fate delle motivi con un colore e questi due motivi che io ho utilizzato il Lucidalabbra potete usare l'arancione in modo tale quindi da avere comunque questa alternanza di colore e rendere la vostra maglietta ancora più sfiziosa. E qui poi invece di fare con me che ho usato il Lucidalabbra per fare queste frange se vogliamo farle chiamarle così, potete alternare appunto il giallo e l'arancione o qualsiasi colore voi decidete di utilizzare del caspa. Per quanto riguarda comunque la quantità da utilizzare, questa è una taglia S e io ho utilizzato un totale di 300 grammi, suddivisi in 200 grammi del caspa, 100 grammi del Lucidalabbra. Quindi in questo caso voi dovreste andare a prendere 100 grammi del Jacqueline o 100 grammi del Decapé, e in questo caso 100 grammi del Decapé sarebbe un gomitolo solo. Anche se io vi consiglio forse due per fare anche questo, se siete una taglia S. Se siete una taglia M, sicuramente dovete andare a prendere due gomitoli del caspa o tre gomitoli del Jacqueline, quindi 150 grammi per fare la parte sfumata. Mentre del caspa, come vi dicevo, 200 grammi, taglia S, taglia M 250, taglia L 300 grammi del caspa. Se la volete fare tutta caspa, allora taglia S 300 grammi del caspa vanno benissimo, taglia M fate 400 grammi del caspa, taglia L fate 500 grammi del caspa. È comunque una lavorazione molto forata, quindi non c'è bisogno di tantissimo filato e io ho lavorato sempre con l'uncinetto del 3,5. La lavorazione è semplicissima, si parte dal basso e io ho fatto questo punto molto forato, quindi molto estivo, perché voglio poter sfruttare questa canotta soprattutto in estate, adesso in pieno aprile, con sopra una bella giacchettina, un coprispalle, e ho alternato in questa maniera. Ho fatto quattro motivi, ho iniziato in realtà con Lucidalabbra, ho fatto due motivi e poi invece quattro motivi col caspa, in modo tale da alternare ulteriormente le fasce e rendere queste strisce colorate più evidenti. Una volta fatto ciò, sono andata a creare, quindi arrivata all'altezza delle scarpe, sono andata a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Nella parte avanti ho lavorato un motivo andando da destra verso sinistra e i successivi tre motivi li ho lavorati separatamente sul davanti per creare le spalline, mentre dietro ho lavorato in un unico pezzo. Fatto ciò, sono andata soltanto a fare appunto, come vi ho detto, queste frange qui sul davanti per dare un po' più di movimento alla canotta. Diciamo che chi ha seno verrà anche più bellino, io che non ho molto seno, non ha questa briosità, non si muovono tantissimo, ma chi ha più seno sicuramente l'effetto sarà ancora molto più bello e divertente. È una maglia molto solare e io mi sono divertita a farla proprio per questo. Volevo qualcosa che spiccasse, che desse allegria, scusatemi. E quindi ho utilizzato questi due colori molto molto accesi, però voi potete utilizzare anche dei colori un po' più spenti, come utilizzando il blu, oppure dei colori altrettanto accesi come il fucsia alternato al lilla. Quindi
Veramente vi potete divertire a dar vita a una canotta semplice ma comunque allegra e adatta quindi per queste primavera e estate. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia e se la realizzate mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e speruzzare oppure potete taggarmi su Instagram, oggi proprio mi impappino, vabbè, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.